Amici, eccoci qua e siamo pronti per fare delle interviste sul referendum, ma siccome le persone sono un po' restie certe volte a dire la verità, cosa faremo? Faremo l'intervista, poi fingeremo di spegnere la telecamera e continueremo a capire e a carpire quello che veramente pensano le persone. Ne vedremo delle belle, la telecamera sarà chiaramente fintamente spenta, perché in realtà è accesa, e vedremo quello che le persone diranno con la telecamera chiusa. Andiamo a vedere. Stiamo parlando del referendum, perché qua non si è capito che cosa succede se si vota il sì, che cosa succede se si vota il no. Vediamo, ecco, lei che cosa ne pensa? Allora io penso questo: noi parliamo sempre del fatto che dovrebbero cambiare le leggi, guarda, i parlamentari prendono molte cose. Renzi le vuole cambiare, quindi uno dovrebbe votare sì, chi la pensa così. Io però, poiché sono contro sempre a quelli di sinistra, voto no. Speranza che ne mandano a Renzi. Ah ecco, quindi lei vota no, basta che se ne va Renzi. Io sono contro a quelli di sinistra, in poche parole. Renzi resta proprio antipatico. No, 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 quelli di sinistra, tutti. Tutti quanti? Sì, perché hanno sempre fatto danni. Ecco, quindi... va bene, la ringraziamo, è stato gentilissimo. È un fatto soggettivo, la penso certo, così. Certo, certo. Ecco, certo. No, ma io sono contro ai... Sì, sono contro agli invidiosi, per esempio. Tutti quanti, contro a Berlusconi, sono invidiosi. Allora io so... A pratica sotto fosse lui del Milan. Ah ecco, quindi. Solo lui mi ha fatto sorridere negli anni 80-90, quindi lo votai, anche se sono agnostico riguardo alla politica. Bene. Referendum sì, referendum no. Innanzitutto bisogna andare a votare, e se si va a votare bisogna votare sì o no. Allora bisogna andare a votare, perché è il nostro diritto, è il diritto di votare. Però io penso più. Di sì, non sono né con Renzi né con Berlusconi né con chiunque, però ogni volta che bisogna cambiare qualcosa in Italia abbiamo paura di cambiare. È stato gentilissimo. La ringrazio, arrivederci. Però a me, l'unico che mi sta antipatico per me è quello che prima mi era sembrato che ho cominciato a diventare antipatico, è Berlusconi. Ah, Berlusconi. Ma non è perché c'ha i soldi, è perché ha incominciato... Prima avere un'idea di politica, poi si è messo, insomma, però si è fatto, tante donne si è avuto, fatto insomma. No, donne no, si è fatto trasportare, si è fatto trasportare, si è fatto trasportare dalla Lega, di cui lui ha avuto sempre bisogno, che quando l'ostaggio della Lega, e quando doveva fare una diciamo una legge, c'era Bossi o Maroni dietro che lo condizionava. Allora quindi non ha fatto il politico a tutti gli effetti. Certo. Dietro le sbarre c'è il signore, guardando se l'avete visto, ma non è che è in carcere, non è che è in carcere. Perché mi sto abituando alle sbarre, visto come stanno andando le cose, ci abituiamo a stare da quest'altra parte. Comunque per quanto riguarda il referendum sono d'accordo con l'amico Antonio. Il referendum, a proposito, che sembra veramente un'intervista che stiamo facendo nel carcere, praticamente, no? Se volete esco. No, rimanete ancora dentro. No, per quanto riguarda il referendum, voglio dire, lei quindi che ha deciso di andare innanzitutto a votare, per chi voterà? Si deve andare a votare, perché adesso si deve dare una svolta, dobbiamo capire chi realmente ci comanda. Dobbiamo dare atto a questo che attualmente ci comanda, ci amministrano, perché poi alla fine tutti questi politici che ci amministrano. Lei voterà sì o voterà no? Possiamo... Io voto sì. Quindi salutiamo tutti, però tutti i politici sono tutti simpatici. Ecco, ma le sta crescendo un bel naso come Pinocchio, però va bene così, lo possiamo dire. No, va bene così, dai. Grazie. Ma volevamo sapere, il referendum, lei andrà a votare oppure no? Questo si domandano le persone. Allora, il referendum oggi è un problema, perché non stiamo capendo ancora nulla noi italiani, non ci fanno capire ancora nulla. Con la speranza che di un sì, di un no, non si sa. Per adesso io sono ancora indeciso. Quindi lei ancora, tra sì e no, forse? Ci sarà un forse? Ma vediamo, penso sia un forse, sì. Perché la scelta oggi è un po' così, stiamo facendo ancora dei piccoli conteggi, tra virgolette. State cercando di capire. Di capire un pochettino, sì. Ma il politico che le sta più simpatico e quello più antipatico si può dire oppure no? Oggi, come siamo situati, specialmente noi con l'attività con partita IVA, siamo inchiodati proprio al crocifisso, bravo come Gesù. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Però quello antipatico me lo dovete dire. Chi è? Renzi. Renzi. È proprio qua, però. Grazie. Ciao ragazzi, buon lavoro. Bisogna andare a votare oppure no? Bisogna andare a votare tutti quanti per far capire a questo governo che bisogna asfaltarlo.
asfaltarlo completamente, tutto il vecchio potere bisogna asfaltarlo. Se però l'asfaltano come hanno fatto cosa la Salerno Reggio Calabria, non lo finiscono più. Non lo finiscono. Meglio votare no, esattamente. Bene. Sperando che questo se ne vada veramente a casa, come ha promesso. Va bene. Bisogna sempre vedere, perché qui è un po' come Pinocchio, voglio dire, il nostro premier. Esatto, è Pinocchio, noi è come Pinocchio. Per concludere, un politico che le sta simpatico, uno che sta antipatico, velocemente, in previsione per un referendum? Io devo dire che in questo momento gli unici che mettono alla base la vera democrazia, la democrazia di popolo, eccetera, eccetera, in questo momento è il momento dei 5 Stelle. Purtroppo la sinistra non esiste più. Abbiamo una sinistra capitalista, va bene, anzi di un capitalismo che è ancora più nefasto e devastante di quello vero. Va bene? Lei 5 Stelle le sta simpatico? Una volta ci avevamo Max, che era una spina dorsale contro il capitalismo, adesso non ce l'abbiamo più. Va bene, quindi... Adesso c'è Grillo però, sì. però c'è Grillo. Che se fosse qua direbbe, è una roba pazzesca, il signor Andrea è fantastico, a me piace tantissimo, me lo porto nel mio movimento, caro Andrea. Ecco, stiamo parlando del referendum, tu che cosa ne pensi? Innanzitutto bisogna votare oppure no? Sì, bisogna votare, perché il diritto al voto è comunque una cosa che ci è stata lasciata, quindi andare a votare è un diritto, è un nostro dovere soprattutto. Però bisogna votare sì o bisogna votare no per cambiare qualcosa? Io voto no, per me da quello che so bisogna votare no, perché innanzitutto io non sono renziano, quindi Renzi non è nessuno per cambiare la Costituzione e tutto ciò che vuole fare, quindi io, per me è una decisione che non esiste proprio, quindi io voto no. Per... Grazie, prego, di niente. Invece Renzi no, allora Renzi è un illusionista. Cioè per me la